ragazzi, bentornati sul canale. Il video di oggi è un pochino strano, nel senso che vi parlo di un libro che ho preso in biblioteca ma che non ho letto praticamente, si può dire, perché su 600 pagine sono arrivata a 50 forse, e che purtroppo devo riconsegnare, ma è molto importante in realtà questo video perché? Perché vi lascio sotto una petizione legata a questo romanzo, sì, questo romanzo è un cavolo. Legata a questo libro e vi spiego perché, sia perché lo devo riconsegnare senza praticamente finirlo, sia perché la petizione. Dunque, il libro è I libri degli altri di Italo Calvino, edito dall'Einaudi, di cui tanto si chiacchiera e si discute su Instagram in questo periodo. La petizione perché? Perché purtroppo questo libro è fuori catalogo, ma sono lettere di Calvino che ha scritto appunto quest'autore ad altri autori, ad altri colleghi e collaboratori quando lavorava all'Einaudi e diciamo sceglieva i manoscritti da far pubblicare oppure no. Quindi qui vediamo quando rifiutava, quando accettava, quando appunto discuteva con altri di altri libri, eccetera. È un peccato che sia fuori catalogo perché è un testo abbastanza importante, insomma, capire anche come si lavora in una casa editrice, vedere come tra virgolette vengono analizzati, ma anche senza tra virgolette, in realtà, come vengono analizzati i libri, secondo quali criteri vengono scelti, quali no, e cose di questo tipo. Quindi, secondo me, è molto importante che questo libro torni in circolazione, sia di nuovo sugli scaffali. Quindi io vi invito a firmare la petizione, vi lascerò il link qui sotto se lo ritrovo. Il motivo per cui non posso finire di leggerlo è il seguente: io ho prenotato tre testi in biblioteca, questo era il terzo, di cui due che in realtà avrei potuto leggere perché erano testi brevi, e questo che è un bel mattoncino. L'ho prenotati tutti perché ho visto che erano da fuori, cioè venivano da altre biblioteche, non dalla nostra, e tendenzialmente ci mette circa un mese il libro ad arrivarmi quando parte da lì. Questa volta no, e questa cosa mi ha un po' fregata perché la data della scadenza del prestito era il giorno che io ero ancora in vacanza, quindi avrei dovuto finirlo prima di partire per le vacanze. E ovviamente no, cioè è impensabile leggere un testo del genere in 2 settimane, tanto più che appunto essendo lettere, ovviamente becco la parte dove non ce n'è, bravissima, essendo lettere non puoi sparartele tutto il giorno, tutti i giorni, come se fossero storie, romanzi, racconti, perché, cioè, no, primo perché vai in massa totalmente, secondo perché ti viene poi magari a noia anche se sono interessanti, anche se sono scorrevoli, ti viene a noia perché alla fine o ti dici di sì o ti dici di no, questo è. Quindi ho deciso di riportarlo in biblioteca e eventualmente riprenderlo dopo le vacanze per leggerlo con più calma, però se nel frattempo Einaudi cogliesse la petizione e decidesse di ripubblicare questo testo sarei ancora ben più felice perché lo andrei a comprare subito per averlo nella mia biblioteca personale e leggermelo con calma, come Cristo comanda, un pezzettino alla volta, magari tipo un anno alla volta, visto che queste lettere sono divise per anni. Perché veramente a leggerlo proprio così di fila, assolutamente no. Comunque questo video l'ho fatto più che altro per farvi presente questo libro, per farvi presente la petizione che, giusto, se non trovo il link, comunque lo trovate su Instagram sul profilo di Readingram, visto che l'ha lanciato lei insieme ad un'altra persona che purtroppo adesso mi sfugge il nome su Instagram. Comunque andate a firmare la petizione anche se non siete interessati, ma aiutate i vostri colleghi lettori, i vostri amici lettori che magari vogliono leggerlo. Salviamo questo libro, porca miseria, e riportiamolo sul catalogo. Detto ciò, io vi saluto, vi rimando alla prossima e ciao a tutti!